Ciao ragazzi, benvenuti sul mio YouTube canale dei Talents, tanta roba che ci trovo, benvenuti su questa lettura settimanale che va dall'11 fino al 17 di giugno 2024. Vi chiedo ai ragazzi di non fare forzare queste letture, se non vi corrispondono, queste sono letture generali. Se volete una lettura privata con me, trovate tutte le mie informazioni sul mio info box. Con il podcast, anche oggi non possiamo dimenticare il nostro podcast domenicale. Che si va a trattare dov'è l'intruso. Buona domenica ragazzi, buona domenica a tutti, buona domenica a chi ci sta seguendo nella primiera. Siete tantissimi, tanti tantissimi che mi seguono live qui su YouTube. Non vi dimenticate mai per favore questi like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Condividete, commentate, fate come dare, bada che fate qualcosa, così evolviamo tutti quanti insieme. Ormai non devo dire neanche più chi sta alla premiere, ormai si sa, siamo tanti, tantissimi, come ho già detto prima, e mi fate veramente orgogliosa e felice di che posso essere anche nella vostra comunità, come voi siete nella mia. C'è Gordon in the house, questo gentiluomo dell'Irlanda, lui vi guiderà sulla premiera se siete adesso live, in quale segno che siamo. Prima iniziamo col podcast, prima un po' di informazioni volevo darvi, sicuramente non possono mai mancare. Informazioni, sicuramente anche la cosa sta andando con l'astrologia. Avremo una bellissima luna piena in Capricorno il 21, tra il 21 e il 22 di giugno, dipende dove siete nel mondo. Se siete in Europa si tratta più di notte, del 22 di giugno, del 21 al 22 giugno, ecco. Adesso. Sicuramente lo sentiranno tantissimi quelli che sono più per i cardinali, no? I cardinali sono Ariete, Bilancia, Capricorno e Cancro, quelli li sentiranno sicuramente tantissimo, anche i punti, no? Degli angoli, ecco. Comunque, abbiamo avuto questa bella luna nuova in Gemelli proprio adesso, il 6 di giugno. Tanti non lo stanno sentendo questa luna nuova perché poi alla fine lo sentiamo fino a circa dopo 6 mesi, quando avremo poi la luna piena in Gemelli, tra Gemelli e Sagittario. Allora, ragazzi, come state? Fatemi sapere un pochettino voi come state. Io ho sentito dai telegiornali e dei giornali che sta arrivando veramente un caldo molto forte. Mi sa che proviene dall'Africa. Lasciate stare, no, qua in Svizzera abbiamo. Lasciate stare, parliamo d'altro. Comunque mi fa piacere per voi se potete cominciare finalmente a gustare un po' questa estate un po' ritardata, no? A parte che non abbiamo avuto neanche la primavera, mi sa un po' tutta l'Europa. Però adesso arriva questa ondata di caldo in Italia, anche un po' in Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, però noi qua, non qua, ancora. Dobbiamo ancora un po' no, ambientarci, avere un po' di pazienza, portare ancora un po' di pazienza. Allora, ragazzi, cosa c'è in questo momento nell'astrologia, nell'atmosfera universa o universo? Ci sono tante belle cose che stanno succedendo, però niente, niente di che, solamente che so che questa settimana che abbiamo avremo Venere, farà inquadratura, sarà inquadratura con Nettuno. Per questa poca se volevo dedicare dov'è l'intruso, no? Dove se la vediamo, c'è qualcosa che dovremmo vedere che dovrebbe essere in evidenza là davanti, però facciamo difficoltà a vederla. O per chi fa difficoltà a vedere un po' come sono messe le cose, no? Sicuramente anche questo Saturno che c'era o che abbiamo in questo momento, proprio adesso, in queste giornate, che fa anche quadratura c'era la quadratura con la luna nuova in Saturno.
Se posso darvi un consiglio, non affrettatevi né a mettere firma, né promettere, non provate a evitare ancora questi giorni, io direi fino al, se potete fino al 15 di giugno sicuramente, evitate di promettere, di mettere firme, di fare scelte molto importanti, evitate queste settimane se potete, ragazzi, è importante perché c'è Saturno che fa inquadratura con Venere anche, no? Poi Venere e Sole a braccetto faranno anche inquadratura con Nettuno. Perciò dov'è l'intruso? Incominciamo con la focus. Dov'è l'intruso? Quando non vediamo delle cose, ragazzi, che ci vengono messe in evidenza da vedere, però non vogliamo vederla perché ci fa paura per quello che poi potremmo vedere in realtà, tante volte non sono delle sorprese molto belle. Meno male, io parlo di, per esempio, vi faccio solo veramente un banale esempio per quello che vi voglio portare, poi vi porto anche poi più in là. A dove vi voglio far capire dove porta questa podcast o questo podcast. Mia figlia tra poco farà 17 anni. Lei è vergine. Sole vergine. Quella quant'era? Circa 2 o 3 settimane fa, non ricordo quant'era. Lei voleva andare in questa club, no? In queste discoteche teenager. Non so in Italia o dove abitate voi, però qua in Svizzera abbiamo questi club dei teenager, no? E io metto le regole. Io ho 150% fiducia ai miei figli, anche il più piccolo. Io il 150% ce le do di fiducia. Il problema è che tante volte, quando tu dai la fiducia, non è che loro la vogliono sfruttare, la fiducia, adesso parlo dei teenager, no? O dei bambini in generale, chi ha i bambini. Comunque, anche se hai un'amica, un amico, un fratello, no, parenti, quello che è. Quando dai la fiducia, però c'è qualcosa che non ti porta, che non ritrovi, che non ti fa logica. Perché io ci ho detto a lei: ok, puoi andare, ti do il consenso perché non andava da sola, andava con un gruppo di amichette. Puoi andare, però a Luna sei a casa. Quando ci ho detto Luna sei a casa, perché giustamente ancora non ha l'età adulta, questa creatura, apri di cielo. Tra poco faccio 17 anni e non è giusto che io possa entrare così, devo entrare così presto e tutte le mie amiche ne possono fare quel cavolo che vogliono. Out. Ho detto, figlia mia, out. Quando è che inizia? Alle 10 aprono le porte. Alle 10. Alle 10 aprono le porte e giusto quando comincia a iniziare, giusto quando cominciano ad entrare le persone in questa discoteca del teenager, e quando comincia a entrare le persone, inizia giustamente alle 12. Alt. Là ho trovato l'intruso. Io cerco veramente di essere. Come voi sapete, io sono molto antica, però cerco di essere anche lo stesso severa, però anche una mamma con un'amica, no? Come un'amica mamma, diciamola così. Perché non voglio mai che i miei figli si devono nascondere delle cose che non vogliono dirmi, no? No. A casa mia si parla di tutto e di tutti, però basta essere onesti e aperti e sinceri. Non voglio mai trovare i miei figli che un giorno mi nascondono qualcosa. Quando mia figlia, ritorniamo nel podcast, quando mia figlia mi aveva detto inizia giusto alle 12, aspetta, ciccia, aspetta. A parte che tu hai 16 anni, a mezzanotte io alla tua età dovevo essere a casa, sì, come Cenerentola. Altri tempi! E no, no, non sono altri tempi. È come siamo cresciuti a casa. Se questa discoteca mi dice che inizia, a parte che le porte aprono alle 10, che già quella per me era una cosa intrusa, no? Era una cosa non giusta, perché come puoi far entrare questi teenager a 16 anni in una discoteca che apre alle 10?
Ma la puoi aprire la discoteca alle 8? Massimo all'una è chiusa, è finito. E poi questi teenage, questi 16 anni, 17, può essere anche 18, devono andare a casa dopo una certa età, no? Allora ho detto a mia figlia: ascolta, figlia mia, c'è qualcosa che non va. Se tu mi dici che questa è una discoteca che inizia veramente alle 12 e tu hai 16 anni, questa è da partire ai 16 anni, per i 16, 18 anni, 17, 18 anni, come può essere che inizia alle 12? Allora, dove sono andate a finire i genitori? Dove sono andate a finire l'educazione dei genitori? Perché i genitori fanno fare tutto quello che vogliono perché vanno con la massa? Tu non sei la massa. Io l'ho presa, ho detto tu non sei la massa, tu puoi andare, per me puoi entrare anche alle 10, all'una tu sei a casa e tutti gli altri cosa fanno a me non mi interessa, non è responsabilità mia, non sono io il genitore di quelle ragazze. Però ho detto figlia mia, è là l'intruso, come si può aprire una discoteca da 16 anni e che poi inizia a mezzanotte e finisce alle 4 di mattina? Ciccia! Ma ci sei o ci fai? Io ho detto, io iniziavo a mezzanotte, io avevo 20 anni quando andavo in discoteca che iniziava a mezzanotte e rientravo alle 4, una volta anche alle 5, ok? Ma avevo 20 anni, 21, 22, 23, non ho 16 anni. Ma le patate dei miei genitori, all'una, io a 18 anni, all'una dovevo essere a casa, a 16 anni, a mezzanotte dovevo essere a casa. L'intruso, ragazzi, è la massa. A cosa fa la massa? Questo è un piccolo esempio che volevo darvi per portarvi a capire oggi il podcast Nettuno, massa, tutto cosa porta al mondiale, cosa non vediamo, ci vogliono un po', no, questi figli che ci vogliono un po' farci rincoglionire e poi alla fine veramente ci rincoglioniamo per loro, però io non mi faccio rincoglionire io. Perché io sono attenta quando mi parlano. E Venere che ci provano. Quella è la quadratura, no? Però anche con Saturno, di essere più severi, ragazzi, con i nostri ragazzi, con i nostri figli, severi a cosa dobbiamo invece ancora credere, di portare i valori. Lo so, ragazzi, che può essere qualche anno fa, sto parlando degli anni 80, era tutto molto più severo, no? Ma ci godevamo la vita molto di più. Quando i miei genitori mi davano uno schiaffo, io non dicevo ai miei genitori vado a chiamare la polizia. Zitta, vado in camera, tutto il giorno sto in camera, rifletto alle cazzate che facevo o che ho fatto, uscivo di camera e mi scusavo. Invece oggi sono cambiati i ruoli. Oggi è il genitore che va a chiedere la scusa al figlio. Il limite dobbiamo trovare con i nostri ragazzi, ma non solo con i nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi, ragazzi, sono le nostre prossime generazioni. Perché questi ragazzi vogliono avere tutto subito, senza dare un cavolo, sempre di pretesa, e sono pure maleducati. Una volta si è permesso mio figlio a rispondermi male, una volta, non si è permesso mai più, col mio sguardo, certo poi l'ho messo in castigo, però col mio sguardo ho capito tutto. Il limite dobbiamo provare a dare noi ai nostri ragazzi, ai nostri figli, se sei un po' più grande, se hai una sorella o un fratello più piccolo, di dare noi i valori, di non far perdere più questi valori. Oggi è chi vuole tutto subito e se non ce l'abbiamo diventano aggressivi, maleducati, scostumati, arroganti. Vuoi comprare il motorino? Vai a lavorare. Vuoi comprare quel paio di scarpe di 200 euro? Vai a lavorare. Io ti posso sopportare, aiuta però anche a casa. Non vuol dire perché mamma e mamma deve essere anche la vostra badante o la vostra babysitter o la vostra
donna di pulizia. Io provo sempre a spiegare ai miei figli, se non lo fai tu, lo devo fare io. Se non lo faccio io, deve farlo lei. Perciò siamo noi tre a gestire la nostra vita. E anche se avrei una governante, devi fare lo stesso tu. Tu hai sporcato, tu pulisci. Tu hai messo disordine, tu ordini. Arriva da casa, ragazzi, l'educazione. Dov'è l'intruso? Incomincia da casa. Sono tante cose, ragazzi, che oggigiorno non è più logica. C'è non qualcosa, c'è proprio della massa, dei nostri giorni, ragazzi, del quotidiano. Non so a voi se è tutto. Non mi ci trovo, faccio difficoltà, faccio veramente difficoltà. Quando noi proviamo a dare delle educazioni, ma non solo ancora a casa, anche sul lavoro, tante volte siamo anche noi a dare educazione sul lavoro, dipende poi che mestiere fai, può essere che sei un manager, può essere che sei un team leader, non lo so, devi insegnare tu alle persone nuove che entrano, può essere, ma l'educazione inizia anche al lavoro e poi di conseguenza è un domino, no? Quello che hai avuto a casa porti avanti. Al lavoro o l'amicizia, il rispetto anche, no? Il rispetto reciproco. Ma l'intruso incomincia da casa, ragazzi. È importante di incominciare a darci una bella lavata da casa e non di guardare sempre altrui, no? Eh sì, ma loro fanno, loro hanno fatto, loro hanno dicono, ma guarda loro. Si comincia noi da casa, ragazzi. Ma anche rispetto verso il prossimo, no? Iniziamo noi a dare prima educazione ai nostri ragazzi. Come possiamo insegnare, come facciamo a pretendere l'educazione dei nostri ragazzi e poi alla fine siamo noi i più grandi maleducati? Sto parlando in generale, ragazzi. Io per prima. Scali la prima pietra, no? Siamo tutti esseri umani, però è bello che almeno lo sappiamo, capiamo dove possiamo imparare, dove possiamo migliorare, però anche a dare educazione dove è necessario, ma anche un po' di severità. Alla fine raccogli quello che hai seminato, no? Con gli anni vedi a cosa hai seminato. A cosa sei dato amore, hai dato attenzione, o lasci stare, sì, tanto mio padre, tanto mia madre mi ha detto io posso. Ma tante volte sono veramente sbalordita, non è così facile a capire. Al massimo impareranno a militare, che a noi maschietti. O al massimo impareranno quando avranno il primo grande amore, anche le femminucce, no? Il rispetto, ragazzi, incomincia anche da casa come noi diamo il rispetto con i grandi. Io perché ho una ragazza e un ragazzo a casa, io provo veramente il par condicio, tutti e due, non perché lui è maschietto e lei è femminuccia, per niente, o lei è più grande e lui è più piccolo, no. Io provo veramente sempre a capire, a fare l'abita, no? Io perché sono sia mamma sia padre a casa, io faccio tutti e due, faccio sia la mamma sia il papà. E sto crescendo io sti figli. Però cerco anche di essere molto fair, giusta, comprensiva, però severa. Non è facile, ad essere genitore, ragazze, è veramente il mestiere più difficile del mondo, perché non ci si nasce genitori, però siamo noi a fare la differenza con i nostri figli, per chi ha figli, giustamente, però anche tu sei figlia, no? O figlio.
Fammi sapere anche tu come sei stata o stato educato dai tuoi genitori, no? Faresti oggi, anche se per esempio i tuoi genitori sono stati severi con te, ma oggi mi sa che lo capirai, no? Potrai capire anche la parte un po' dei tuoi genitori. Il valore, no? Che i nostri genitori ci danno. E di conseguenza loro daranno ai suoi figli. Però la responsabilità inizia da casa. L'intruso è a casa, da nessuna parte altro. Mini podcast, niente di che. No, è che avrei altre tantissimi esempi. Ve la dico, fa niente, ve la dico questa. Da un altro esempio, dai figli andiamo sulla coppia, per esempio, o su un uomo o una donna che fanno, semplificano. Quando lasci qualcuno e prendi qualcun altro, prendi subito, tradisci, fai con quella, fai con quell'altra, fai il flirt. E questo per esempio davanti ai tuoi figli. I tuoi figli vedono tutto. Mamma o papà tendono a cambiare subito compagna o compagno. Che valore ci diamo ai nostri figli? Se un genitore si comporta così, che valore ci danno i figli? È normale, lo faceva anche mio padre, lo faceva anche mia madre, lo facevano tutti, lo posso fare anche io. Quando ci si dice a un figlio, ok, non puoi dire bugie, no? Guai a te se dici bugie, per esempio. Poi alla fine viene un giorno e dice, sì, però questa è una bugia che ti chiedo io di dire. È una bugia che puoi dirla, perché te lo sto dicendo io. No. Questo è prendere il gioco dei tuoi figli. Tu non puoi per comodità dire, tu non puoi dire bugie, però quando ti conviene a te, dai il permesso di dire bugie perché ti conviene a te, per tua comodità, no? Quella è anche una cosa che facciamo rincoglionire il nostro figlio. Dobbiamo essere sempre sinceri, dare sempre questi valori di mai dire bugie, almeno provare, ragazzi, almeno provare. Che l'amore è una cosa seria, di mai far tradire, mai dire bugie, i 10 comandamenti, ragazzi. Quelli sono, tante volte noi persone, umani, facciamo difficoltà a trovare una via, no? Tipo quella è la mia via, questo è il mio percorso, vado là. A trovare in questo bilanciamento. 10 comandamenti, leggetevi quelli. E così di conseguenza dobbiamo provare a far crescere i nostri figli, quei 10 comandamenti. Non perché è una cosa religiosa, è perché veramente sono parole sante. È la logica dei 10 comandamenti. Quella è miracolosa. Che se poi alla fine ci si fa un sbaglio, ancora ragazzi, io sono la prima che faccio sbagli, per carità, ma ci si fa un sbaglio, ammettiamolo, ammettiamolo. I nostri figli ci guardano, la nostra generazione ci guarda. Come fa a imparare da noi? Con questo capolavoro di cacchetta tante volte, no? Scusate, non mi permetto a dirla. E non c'è più valore. Facciamo anche noi grandi, facciamo difficoltà ancora a capire il valore della vita. Dov'è l'intruso? Dov'è l'intruso di tutto questo, no? Del popolo mondiale? Dov'è l'intruso? Comincia da casa. Comincia veramente da casa, ragazzi. Quando vogliamo fare furbetti, voi pensate che può essere che i figli o i compagni o gli amici, i nipoti non vedono niente, invece vedono tutto, sono spugne. Se veramente sono spugne, vedono tutto. Io anche i nipoti, vedono tutto.
Cerco veramente di essere al possibilmente una figura giusta, almeno ci provo. Non siamo perfetti, ragazzi, però quando vediamo che cominciamo a sbagliare, o stiamo esagerando, no? A parte non ci dobbiamo fare prendere per i fondelli, tipo sì, fai quello che vuoi. No. E tu sei il genitore, o la zia, o zio, o la nonna, il nonno, quello che è, no. Quel detto, no? Meglio un schiaffo che un pezzo di pane. Questi sono i valori che poi col tempo ci si impara e ci si va avanti. Di essere più severi, ragazzi, con noi stessi e di conseguenza con i nostri cari. E di non dire sempre ok, fa niente, fa niente, fa niente, poi alla fine ti va a scusare tu, no? Non ottieni niente così. Almeno non ottengo niente io. È importante, ragazzi, di capire che dobbiamo essere onesti con noi stessi e poi con i nostri figli o a chi ci guarda su. That's it. Ho finito quel podcast per 26 minuti. Fatemi sapere voi cosa, come la pensate, che ne pensate. Sono curiosa, veramente tanto curiosa. È difficile a fare il genitore, molto. Però è la cosa più bella. La cosa più bella. Io mi sa che ho detto tutto. Mi sa che ho detto tutto, sì, mi sa di sì. Sì, ho detto tutto. Se mi viene in mente qualcosa ve lo dico più là. Se mi volete offrire un caffè, me lo potete anche fare. Qua sotto trovate l'info. Se volete supportare questo canale, sono più che grata se lo potete fare. Se volete una lettura privata con me, potete anche farlo. Ragazzi, io ho fatto venerdì, ho scaricato la mia lettura per parlata. Spero che sia stata chiara. Ancora non ho guardato quanti ne siamo, quando l'abbiamo visti. Io circa una settimana faccio passare finché veramente vedo a cosa ha portato. Per chi non l'ha capito, lo ridico, la lettura parlata è quando si tratta con la persona che metto le carte e per quello che non ti viene detto. Per esempio, se tu sei con un, hai, per esempio, hai un dibattito in questo momento con tua sorella, per esempio, cosa tua sorella mi dice a me, cosa non ti viene detto? O al lavoro, un collega, un amante, un marito, una moglie, quello che è. La lettura parlata, come cosa non ti viene detto, a cosa mi vogliono dire, che ti devo riferire a te. La prossima settimana farò le letture, incomincio la lettura anche il venerdì per la metà di mese. Tanti mi hanno chiesto, no, vabbè, non tanti, però alcuni mi hanno chiesto, ma cos'è la lettura del metà mese? È giusto l'energia del metà mese? Io faccio sempre tutto il mese, no? Faccio il... Per esempio, adesso ho fatto la lettura del mese, che sarebbe tutto giugno, poi faccio la metà del mese, che sarebbe proprio l'energia a cosa vengono date per la metà del mese, e poi più in là, poi anche la fine del mese, così, no? E poi anche la settimanale, questa è la domenica. Ragazzi, se avete una domanda, chiedetemi. Vabbè, lo fate lo stesso. Ragazzi, incominciamo con la lettura. Di nuovo, Gordon is in the house, Gordon vi guiderà. Saluto a tutti, a chi sta chattando con me. Non credo che siete, può essere tanti, non credo. È con questa bellissima domenica in Italia che anche, no, come ho già detto prima, nel sud veramente sta cominciando a fare veramente caldo. Beate a voi, fate bene, godetevi finalmente questa inizio di estate. Io so che tra poco in Italia avranno anche le chiusure, no? Della scuola, se non già, però godetela. Ascoltate a me. Chi non lo sa, io mi presento un attimo, mi chiamo Luana, sono italo-svizzera, sono nata e cresciuta in Svizzera. Ti do il benvenuto se sei nuova o nuovo su questo canale, in questa comunità bellissima che si sta manifestando. E per chi
uno o due, e per chi non gli piace come parlo o come mi esprimo nelle mie letture, con questo ho detto tutto. Allora, iniziamo con l'Ariete. Chi ha un Sole, un Ascendente, una Luna, un Venere, qualunque pianeta. Incominciamo col mio Ariete. E andiamo. Malofte, datemi per il mio Ariete. Cosa Ariete si può aspettare per questa settimana? Ragazzo di denari, 9 di denari, re di bastoni, 4 di spade, la regina di coppe sotto il mazzo. Ti stai prendendo una pausa e stai riflettendo, non so se è una pausa o stai riflettendo. Può essere anche che ti prendi qualche giorno libero, e se non è un qualche giorno, anche qualche ora. E com'è che ti puoi caricare un po' le batterie, Ariete? Anche se sono quelle 2 ore che vai a farti le unghie o vai dal parrucchiere, quello che è, anche se vai al fitness, è una cosa che ti fa bene. È come che ti ricarichi subito l'energia. Ti fa bene e anche te la godi comunque. Vediamo, perché la regina di coppe è qua. Dammi il 4 di spade per il generale. 4 di denari, 8 di bastoni. È il mondo. L'acciappi subito questa opportunità, questa settimana. Ragazzo di coppe sotto il mazzo, sì, l'acciappi subito. No, e com'è che ti viene detto, ascolta Ariete, se puoi, che ne so, oggi te ne puoi andare a mezzogiorno dal lavoro, che ne so, abbiamo fatto il nostro lavoro, vai, no? Prenditi un recuperi, prenditi metà di giornata, una cosa così come, manco te lo dicono, già subito, già sei scappata, già sei altrui. È come che oggi, Ariete, il tempo lo consideri un lusso. Può essere che prima non eri così, però oggi è come che il tempo, anche se è 1 ora, 2 ore, ma anche mezza giornata, una settimana, dipende dalla circostanza tua, Ariete, gli dai molto valore. È come che in questo momento mi dici non mi basta neanche 24 ore più per fare tutte, per organizzarmi. Ecco, non mi basta neanche più 24 ore. Ogni ora, ogni minuto che ti viene data la percepisci diversa, te la godi, è una cosa che godi. Dammi ragazzo di denari, 4 di spade, lo prendo qua, 9 di bastoni, 8 di spade. Il carro sotto il mazzo. Nel passato è come che non sapevi se stavi facendo la cosa giusta, o non sapevi neanche se il piano, come un piano, o prescritto per te era la cosa giusta. Come che non dici, ma c'è qualcosa che non va con me, o c'è qualcosa che dovrei cambiare con me, o dov'è che non sto a vedere io? Come che qualcosa non la vedevi nel passato e ci pensavi, però più ci pensavi, Ariete, di una cosa che non ti riusciva, e più ti arrabbiavi, può essere che ti arrabbiavi, perché è come che dici non la vedo, o sono pazza io, pazzo io, o sono proprio fuori di testa, perché non la vedo io, o sono immatura, o immaturo io, o la situazione è immatura. Non so se ti arrabbiavi con qualcosa perché non la vedevi. O facevi difficoltà a vederla. L'imperatore che sei tu, 7 di bastoni, 6 di bastoni. E ti viene chiesto molto adesso, Ariete. Può essere totalmente un'altra cosa del passato. È come anche può essere nel passato, Ariete, come che qualcosa, qualcuno non ti dava il valore che non è che pretendevi, che desideravi, no? Invece oggi te lo dai il valore, ma anche come che è cambiata totalmente un'altra circostanza.
Com'è che in tutto un tratto sei dovuta diventare grande? E adesso però di conseguenza anche com'è che accetti un valore? Può essere anche un valore del tempo, quello può anche essere. Può essere che prima dicevi non c'è niente, non la vedo, a me non mi cambia niente, invece adesso è diversa. Com'è che invece adesso tutto un tratto è cambiata? Non so se si tratta di tempo o di... Ah, non lo so. O una cosa di fisico. Wow. La regina di coppe, l'asso di bastoni e l'asso di denari e il re di coppe sotto il mazzo. Tu puoi essere che mi esprima, ma se un giorno neanche il tempo di andare, andare a fare la pipì, perché 24 ore ormai non mi abbassano neanche più, come faccio io a interagire con un'altra situazione o persona? Come la potrei integrare? E ti integra al naturale. La trovi il tempo, per l'amore si trova il tempo. E tu dici no, non può essere, perché io ogni secondo che mi prendo me lo prendo per me. Come faccio? Già troppo anche per me, figurati se posso integrare qualcosa. Stai calma, calma Ariete, o calmo, perché se entra quella persona giusta o quella situazione giusta, lascia stare, te lo trovi il tempo, ti viene naturale dare il tempo. Mi piace questo mi piace. Perché non hai aspettative, tipo, come faccio neanche ad avere una relazione, no? Come faccio ad avere una relazione se non neanche ho una relazione con me? 8 di bastoni, 3 di spade e l'appeso. Sì, perché com'è che ti proteggi la regina di denari sotto il mazzo? Com'è che sei in autoprotezione in questo momento, no? Per anche un po' evitare. No, stai un po' evitando a non metterti, diciamo, nei casini, diciamola così, e trovi, puoi essere anche un po' discusse, che in questo momento dici, sì, ma io non avrei neanche tempo, sfigurati, non ho anche tempo per me, se avrei tempo per l'amore. Vedremo, vedremo, Ariete, però questo lo fai più per protezione, autoprotezione in questo momento. Ti darei anche un po' di ragione, però... Aspetta e spera, vedrai. Ariete, un like, ci vediamo presto e ciao. Leone, ma Lofty, datemi per il mio leone, cosa leone si può aspettare per questa settimana? La torre, il sole, 10 di coppe. 7 di bastone, ti stai difendendo, ti stai difendendo una cosa che è successo proprio, non so se è stato 5 minuti fa, Leone, 5 mesi fa o 5 anni fa, 2 di bastoni, però ti stai difendendo. Com'è che qualcosa si sta portando tutta l'esagerazione? Si può parlare di famiglia o di amore o anche per i tuoi diritti? Può essere anche che si parla dei tuoi diritti? O tu vuoi difendere qualcosa o qualcuno per i diritti? Dammi 7 di bastoni. 3 di coppe, l'imperatore, l'asso di bastoni, 6 di coppe sotto il mazzo. Si tratta, può essere anche di famiglia, di figli. E come però dici, ho l'opportunità di difendermi o di difendere qualcosa, qualcuno, però deve essere giusta, deve essere, mi porta un po' come il podcast che ho fatto prima. La possibilità di riconciliare c'è, però deve essere giusta, deve essere giusta, deve essere, perché anch'io mi difendo, ho difeso, ho difendo i miei diritti. Dammi la torre. Regina di denari. Ah. Regina di denari, il cavaliere di denari e 7 di denari. 7 di spade, perdon. Il carro sotto il mazzo. Qualcuno piano pianino ha scoperto qualcosa. Non so se sei tu, Leone, o se un'altra persona. Qualcuno qua ha scoperto qualcosa che è crollato in un istante. In tutto in un istante.
È come un detective, io la vedo più come un detective. C'è stato un detective, o tu sei stato, o qualcuno ha portato a essere un detective. Ha portato qualcuno a emergere qualcosa di abbastanza bruttina. Dammi sole, 10 di bastoni, l'asso di spade e wow, la torre, mamma mia. Questa persona che ha fatto crollare questa torre, nel senso, questa persona che si è fatta acchiappare delle cazzate, delle cavolate che hanno fatto, o sì, che hanno fatto, è richiesta soltanto sacrificio. Allora, o va sulla difesa, allora, mettiamo che tu hai scoperto qualcuno, no? Mettiamo che sei stato tu, può essere anche viceversa, certo. Mettiamo che tu hai scoperto delle cavolate di qualcuno che ha fatto, no? Mettiamo un tradimento. Mettiamo un tradimento. Facciamola semplice, che ormai anche oggi il tradimento diventa anche quello semplice. Però, per farla semplice, hai scoperto un tradimento. Hai fatto il detective nel passato. Oggi la persona che ha tradito deve farsi un mazzo così, per riportare o la fiducia o riportare la riconciliazione o per mettere in evidenza qualcosa, devi farsi un mazzo tanto. Perciò, se sei tu, Leone, che hai scoperto questo segreto di qualcuno, di tuo marito, di tua moglie, di tua ragazza o ragazzo, non è tutto passato, non è tutto finito, non la vedo finita, però deve darsi veramente adesso tanto da fare. Può essere anche viceversa, eh? 10 di coppe, cavaliere di bastoni. Cavaliere di bastoni, la regina di bastoni, 5 di spade, il ragazzo di coppe sotto il mazzo. Questa persona che questa persona che ha scoperto il tradimento, ancora, è solo un esempio, Leone, non è che questa la vedo così, però la cavolata l'hanno fatta, non posso dire che non l'hanno fatta. Questa persona che ha trovato, diciamo che ha scoperto queste carte, ha scoperto queste carte bruttine, tanto bruttine, troppo, e ha una strategia. Adesso non so se sei tu, Leone. Ha una strategia. È un po' gioco a bocca, come si dice quel proverbio? Buon viso a cattivo gioco. Stanno mettendo come un test. Se sei tu, può essere anche, che stai mettendo tu un test. Però, no, se sei tu, Leone, che stai facendo questo test, non so se te la porta bene, devo essere sincera. Quasi un po' troppo esagerato, buon viso a cattivo gioco. Però poi vedi tu, Sono energie che leggo, Leone. Vedi tu. Dov'è il limite di avere questo? No, c'ho un'altra qua. Dov'è il limite di questo buon viso a cattivo gioco? Un po' così, però può essere anche viceversa, che tu sei stato scoperto. Wow, mamma mia. La ruota della fortuna, la morte e il mondo. Tu e questa persona siete appesi, il re di bastone, siete appesi in un filo molto, molto fino, o un vetro, un tavolo di vetro molto, molto sensibile, molto fino, no? Qua dovete fare attenzione, sia tu o l'altra persona, Leone, dovete fare attenzione qua al primo passo sbaglio. Sbagliato e può portare alla fine di questa situazione. Non so chi è. Di nuovo, non lo so chi è. Adesso sta a tutto. Adesso veramente sta a tutto. Tutte le carte sono in tavola. Chi fa il primo passo sbagliato perderà tutto. È tosta questa, però devo dirla così com'è, Leone. Like, ci vediamo presto e ciao.
Sagittario, ma lofting, datemi per il mio Sagittario. Cosa Sagittario si può aspettare per questa lettura? Re di spade, re di denari, la morte. Generale, la ruota, la fortuna. Non ti sta più bene in una situazione e posizione a che stai. Non ti piace quella, non ti piace tipo le vesti. Come che hai delle, ti puoi scegliere delle vesti che potresti vestirti per vestire? Non ti piace più. Tipo, sai quando apriamo specialmente noi femminucce, no? Apriamo l'armadio, diciamo, non c'è un cavo da mettermi. No, cavolate. È come che quello che abbiamo davanti non ci piace più, due di spade. Ma come non ti piace più? Non ti vedi più, non ti ci vedi più. Dammi la ruota della fortuna. Nove di spade, cinque di denari e tre di denari. Oh, ok, perché ti vedi come che vesti spade? Come che vedi una circostanza all'infuori, Sagittario, e vedi cosa gli altri hanno perso? È come che ti preoccupa qualcosa, è tipo, e se ci finirei io? E se ci finirei io in questa situazione? È come che ti mette un po' paura, è come che alla fine è come che sei. Aspettate, come si chiama quella parola? È come che sei. Aspettate, consapevole di quello che hai, che non è tutto scontato quello che hai. Tipo, no, invece ho tanto. Tanti non hanno niente, invece io ho. Non do più per scontato. Dammi il re di spade, non so di cose. Come che la vedi dall'infuori? La vedi, la percepisci da fuori e poi sei come che sei consapevole di quello che hai. Due di denari, ragazzo di spade e la morte. Quattro di denari sotto il mazzo. Com'è che eri un po' duro o dura con te stesso? Tipo, può essere che sei un po' troppo dura, può essere che. Non troppo dura, severa con te stessa o con te stesso. È un po' rigida, ti vede un po' rigida. Però nel passato lo vedevi che non faceva parte di te. Però ci volevi provare lo stesso, volevi provare a essere razionale, come una cosa di razionale. Ti tendeva a portarti razionalità, è strana. La regina di denari, porto il match, 10 denari e la luna. No, che alla fine sei veramente. Hai tutto quello che hai. Però lavori anche tanto. Può essere che dovresti fare un. Non che dovresti lavorare di meno, per carità. Però è come che. Sì, per arrivare, 10 di coppe, per arrivare a una felicità che veramente ci tieni, come che dovresti fare lo stesso qualche passo indietro? E di connettarti di nuovo a quello che hai, no? Per esempio, se hai, diciamo, hai 2 ore di tempo per te al giorno, quelle 2 ore per te al giorno, Sagittario, prendi le cose da fare che veramente ami di fare, non fare trascorre tanto perché sono, dovresti darci più valore, o dai il valore, però non per il materiale. Più emozionale. Quel discorso, per esempio, a tua figlia o al tuo amico, a tua madre o alla tua amore, il tuo amore, dallo, investilo, no? O può essere che lo fai, lo cominci a cambiare. Quattro di coppe, due di coppe e il re di bastoni e l'imperatore sotto il mazzo. Poi è come che hai anche un po' di potenzialità di monotonia. Come che io ho la sensazione, Sagittario, come che tu pensi che perdi sempre o perderesti sempre qualcosa se non lo faresti subito? Invece
E proprio qua il bello, che anche la monotonia è bella. Anche il di non fare niente, molto anche bella, no? O bello di non sempre fare tutto e subito affinché vedi il risultato. È strano questo, non devi fare senza me, devi fare senza te. È difficile spiegarla perché va più sull'inconscio, a come ti senti in questo momento, che può essere che tu pensi no, devo lavorare per forza così ho il mio successo interiore. No, può essere quel 2 ore, prenditeli con la tua famiglia, con tua moglie, con tuo marito, prenditeli. Anche là c'è da guadagnare tanto, no? È solo un esempio, Sagittario, per sapere che sostanza. Boh, mi capisci, Sagittario? È difficile spiegarla questa. Però, 9 di coppe, il re di denari e 10 di bastoni, esattamente. Può essere che combatti un po' con la monotonia o non vuoi avere la monotonia o ti fa paura la monotonia. Cambia di 5 centimetri, Sagittario, cambiateli. E può essere che anche lo stai cominciando a capire. Se cambiassi di 5 centimetri, sarebbe tutto più soft, più bello. Like, un saluto e ciao. Acquario. Ma Lofty, datemi per il mio acquario. Cosa acquario si può aspettare per questa lettura? La morte, la ruota, la fortuna, la torre. Wow, 4 major arcana. È il diavolo. Quando il dolore batte là dove duole, no? 2 di coppe, te pareva? Quando batte là dove duole. Perché duole sempre là? Perché tendiamo a farcelo duolare, a farci male? O perché duola ancora là, no? Anche se qualcosa è finita, è terminata, è come che hai un risveglio, acquario, con la torre là? Non la vedere, come sto detto? Non la vedere come un dolore. Invece, se ti potrei dare un consiglio, vedela più come come si dice, aspettate, un insegnamento. Non la vedere come un dolore. 5 di bastoni, asso di bastoni e l'otto di spade, 10 di denari sotto il mazzo. È come che stai entrando in una situazione, come che. Allora, facciamo un esempio, acquario, che ti stai togliendo un vizio, per esempio. Mettiamo che ti stai togliendo il vizio di bere, per esempio. Entri nel supermercato e vedi bottiglie di champagne, di vino, di liquori, destra e sinistra. Fai tanta fatica a non vederla. Che la vedi, no? Che tipo sono tentato a prendere una bottiglia di vino, ma la scolerei in un minuto. È solo un esempio. Fai difficoltà. Certo, ogni vizio sei tentata, no? Ho tentato, certo è così. Però non pensare questa è una tentazione, non la vedere tipo, oh, mi stanno tentando, o sono tentata. È normale, non ci pensare troppo, è normale se ti stai togliendo di una cosa che non ti appartiene più. Ho preso solo un esempio di un vizio. L'eremita, gli amanti, 7 di coppe. Io voglio mettere un attimo la ruota della fortuna prima di qualcosa. Voglio mettere tutto prima di qualcosa, vediamo. 6 di bastoni, 10 di bastoni, asso di spade. Ah, ho capito, mo. Adesso ho capito. È la papessa, il re di bastoni, il ragazzo di denari, il 7 di denari sotto il mazzo. Se sei tentato o tentato ancora di qualcosa, può essere anche di che vorresti avere un'attenzione di qualcuno, per esempio, un esempio, acquario. Che ne so, tipo, perché questa energia, perché questa persona non mi cerca più, per esempio. Ti fai 10.000 domande. È come che dici, ma allora sono io.
sono tentata, ho tentato io allora, perché quell'energia, quella situazione non mi bussa più, per esempio, alla porta, no? Pensavi che era più facile a lasciarla andare, o può essere che pensavi che sarebbe stata tossica, invece oggi ti ritieni che non è tossica, è perché ti piace avere l'attenzione di questa energia. E non so di cosa si parla, però sicuramente so che qua sarai molto sorpresa che ancora tieni che qualcuno ti dà questa attenzione. Non perché è tossica, non perché hai un vizio o pensi di avere un vizio, no, è perché ci tieni ancora. Non so che cos'è. Non deve essere amore, però ci tieni ancora, cioè è una cosa che ci dà il valore e ti sorprenderà. Ti sorprenderà. Dammi un consiglio, può essere amore. Io già la vedo un po' come romantica, però non deve essere. Nove di spade, sei di spade e il diavolo. Tu pensavi o pensi in questo momento che senza questa energia stai meglio? Invece no, non stai meglio, anzi ci pensi ancora di più, il papa sotto il mazzo. Ma non vuol dire che sei pazza o pazzo, qualcosa non funziona con te, per niente, ti ricordi cosa ho detto prima all'inizio, no? Della lettura, tentela sempre dove duole, no? E perché duole? Vuol dire che c'è ancora qualcosa da sistemare, da guarire, acquario, c'è qualcosa da guarire qua, se non ti duolerebbe, no? Un like, grazie mille e ciao. Gemelli, my love team, datemi per i miei gemelli, cosa gemelli si può aspettare per questa lettura? Cinque di denari, re di denari, tu ce l'hai a posto, chi ce l'aveva? Sagittario mi sa. Re di spade, il papa, l'eremita sotto il mazzo. No, invece adesso tu, come se l'ho posto? Infatti se l'ho posto, gemelli del sagittario. Mi sa che era sagittario. Tu infatti siete opposti, mamma mia, guardate, mai avuto questa cosa qua. Invece tu proprio all'incontrario del sagittario. Invece proprio le vesti che tu non hai mai avuto, oggi vuoi. Invece tu proprio la vuoi, la desideri, proprio no, io la voglio proprio, la desidero questa veste, questa mettermi le vesti che voglio io. Prima non avevo la possibilità, oggi ce l'ho, o domani ce l'avrei. Wow, dammi il. Mai avuto una cosa così, proprio l'opposto, infatti se l'opposto del Sagittario. Cavaliere di spade, il re di bastoni e la papessa, 5 di denari sotto il mazzo lo prendo qua. Qualcuno è come che ti vuole convincere, gemelli, però tu non ci stai. No, proprio ti fa arrabbiare. Sapete quando qualcuno veramente prova a farci cambiare idea, ci provoca, fa di tutto? Non la vedo manipolazione, quasi però. Non so se è manipolazione, io la vedo più tipo vuole convincere. Perché ti deve convincere a cambiare idea? 5 di denari, il papa lo prendo qua, 6 di spade, la regina di denari, il ragazzo di coppe sotto il mazzo. E no, perché sembra qua che prima, gemelli, non potevi fare quasi niente. Come che dovevi zittirti e fare quello che loro dicevano, o un'energia diceva, per portare pace. Non ti stava bene nel passato, si vede. Come che eri un po' forzata. Eri costretta un po', o costretto a stare un po' in silenzio, se posso dirla così. Sette di bastoni, vabbè, va. Di nuovo 5 di denari. Sette di bastoni, 9 di spade. 3 di coppe sotto il mazzo. No, stanno cambiando i propri termini, stanno proprio cambiando le circostanze. Non vuoi stare più zitta? E fai pure bene.
Fai pure bene, gemelli. Non vuoi stare più zitta. Anzi, te le metti proprio tu i pantaloni. Dammi il re di spade, la regina di bastoni, le amanti, il ragazzo di spade e il 5 di spade. E non te ne frega pure niente cosa gli altri pensano. Di poter cambiare vesti come cavolo ti pare a te. La vuoi dire? La dici. Non la vuoi dire? Non la dici. E poi Mercurio adesso sta in gemelli, no? Sì, sta in gemelli adesso. Di dirla come vuoi tu. Veramente dirla come la vuoi tu. Non ci sono niente, pagliate. La vuoi dire, ti vuoi esprimere, ti vuoi vestire, ti vuoi cambiare giornaliera, ti vuoi cambiare i vestiti ogni 5 minuti, lo fai perché lo vuoi fare tu. Ma sicuramente non più stare zitta o zitto. Anzi, mi sa che esce anche un po' di ribellino in te nei prossimi giorni, settimane. Dammi un consiglio. 7 di spade, 5 di bastoni e 5 di denari. Sei dovuto adeguare un po' troppo, gemelli. Troppo, ti sei dovuto adeguare. Il re di spade sotto il mazzo. E non ne puoi più. Tanto perché come fai fai, eri sempre sbagliata. Come fai fai, non gli stai bene, o non stai bene a qualcosa, a qualcuno. Allora è tempo di cambiarci proprio vesti, no? Proprio e comprare quello che ci si vuole per metterlo nell'armadio che poi ti puoi vestire come vuoi tu. Un like, gemelli, un caro saluto. Bilancia. My love team, datemi per la mia bilancia. Cosa bilancia si può aspettare questa settimana? 4 di spade, ragazzo di bastoni, re di coppe, 2 di coppe, La temperanza. Non so se sei tu che piace qualcuno o loro piacciono a te. Io credo, devo clarificare, io credo che tu piaci a qualcuno. Come che sono pronti? Certo, può essere anche viceversa. O può essere che anche vi piacete entrambi, però siete come un po' pronti alla comunicazione. Tente a portare alla comunicazione. Dammi 2 di coppe. Non so, non lo vedo come un flirt. Ah, 7 di spade, re di denari. Ah, e vabbè, va, te pareva? E 6 di coppe. L'imperatore sotto il mazzo. O piaci, o sei tu un boss, o tu o piace a te un boss, o sembra come che sei tentata o portata di essere un boss, o sei un manager, o sei. Può essere anche un parente, può essere anche se un genitore. Ah, non lo so, è come che no, adesso non va. O c'è qualcosa che ti frena a dire no, non va adesso. Un po' un frutto proibito, no? Mi sembra un po' così, tipo un frutto un po' troppo proibito. 6 di denari, cavaliere di denari, 2 di spade. Non eri pronta nel passato. Anche se le possibilità come ce l'avevi, però mi esprimi, no, non. Non mi sento pronta, non mi sentivo pronta, facevo difficoltà, non la vedevo. Perché me la esprimi così? Dammi il ragazzo di bastoni, il diavolo, il matto e la luna, 9 di coppe sotto il mazzo. È come che io credo che. O tu ti stai innamorando di qualcuno che è un frutto proibito, o non ti togli, non te la togli più dalla testa, o questa persona non si toglie più dalla testa a te, lo può anche essere, però non si può, è un frutto proibito. Però è tente, questa energia che sto leggendo, tente, è tensionata alla tentazione di che fare quella chiamata. Ci incontriamo?
ti va di venire? Ci vediamo di nascosto? Ma non lo so. O ti tiene per un altro nome nel cellulare? Tipo, che ne so, se una femminuccia ti tiene, non lo so, ti tiene come un po' nascosta come per un'altra persona. Qualcuno qua non me la canta giusta, non me la canta, non so se sei tu lì il bilancio, non lo so, lo saprai tu, ma questa energia, siete tutte e due, può essere anche se siete tutte e due che li volete tenere nascosti, può essere perché ci sono figli di mezzo, c'è un matrimonio di mezzo, ecco. Re di coppe, 9 di bastoni, l'imperatore e il 10 di bastoni. Per adesso non va, bilancio, di nuovo, non so se sei tu o la tua energia, il ragazzo di bastoni sotto il mazzo, ma per adesso non va. Non andrebbe né nel tuo favore e neanche nel suo favore. Come che ci sono altri, come si dice quando hai degli altri responsabilità? Ci sono altre responsabilità qua di tenere in considerazione? Non andrebbe adesso bene, bilancia. Dammi un consiglio. Non so se sei tu o sei tutte e due in un matrimonio o siete sposati, o convivete, o solo loro, o solo tu, non lo so. Qua qualcuno mi dice non posso, non va, non andrebbe bene. 8 di denari, bilancia con la regina di spade e leone con la forza. Sarebbe troppo complicato, 2 di denari, sarebbe troppo complicato, bilancia. Di nuovo, non so, lo saprei tu, bilancia. Veramente, lo saprei solo tu. A chi mi sto riferendo qua? Però tu lo sai, mi sa, eh? Mi sa che tu lo sai se ti corrisponde. Però sarebbe troppo complicato in questo momento non andrebbe bene. Un like, grazie mille e ciao. Toro, my love team, datemi per il mio toro. Cosa toro si può aspettare per questa settimana? 4 di spade, 5 di denari. Asso di bastoni, è una continuazione della scorsa settimana. 3 di denari, sì, sei pronto come di, o pronta come di intraprendere qualcosa che ti ha fatto male, può essere, o c'è stata anche una delusione, o perché è stato finito una situazione. Come sei pronto adesso, tipo, ok, adesso posso considerarlo o posso anche confrontarla? Prima non lo facevi, adesso sì, è come che se ti cominci a mettere in moto. Dammi il ragazzo di bastoni. Il 7 di coppe, la ruota della fortuna. La morte. Sì, la vedi più chiara adesso. Vedi qualcosa più chiaro, però non solo chiaro, la vedi anche più. Le circostanze sono cambiate, Sagittario, perdono, Sagittario perché ho visto la ruota della fortuna, Toro. Le circostanze non è più come. Ah, qualcosa è successo, può essere anche novembre, tra novembre e dicembre. E invece adesso la vedi tutta un po' di un'altra luce e sei pronta o pronto di metterti in mostra. Ragazzo di spade, il mago, re di coppe. Ti sei dato tempo, ti sei data tempo, non, come che ti, anche comunque ti tranquillizzavi tu un po', tipo arriverà tutti i nodi a pettine o tutto ci sarà una soluzione. Il tempo darà buon frutti. Re di spade, 2 di bastoni, sì, il 4 di denari, hai aspettato tanto. Non so di che cosa si sta parlando, Toro, però è come che. Hai dovuto avere molta pazienza con il tempo. O il tempo ti ha portato a te dare molta pazienza. Però
Però sei come se adesso sei più razionale, non la vedi più emozionale, non la vedi più emozionale, la vedi più razionale e ti dà quella spinta in più di essere più chiara o chiaro con la mente. Non so di cosa si parla, devo essere sincera, non lo so. Dammi l'asso di coppe, l'asso di bastoni, 5 di bastoni, 2 di denari e 6 di bastoni, 9 di coppe sotto il mazzo. Ma stanno cambiando i tavoli, stanno cambiando la posizione. Come si dice, no? Hai tu la manica del coltello, si dice così, no? Tipo adesso è come che tu puoi dirigere un'orchestra, no? Come che adesso prima eri tu nell'orchestra o stavi tu nel pubblico, invece adesso sei tu a digerire. Sì, digerire. A dirigere l'orchestra. Sì, tipo il ritmo lo puoi dare tu, sei tu a esodare il ritmo a come i tempi possono procedere. Non so di cosa, di no, non lo so. Può essere anche di vita in generale, energetica, non lo so. Dammi un consiglio. Sì, 6 di denari, 9 di coppe, il mondo, sì, può essere anche un anno, hai dovuto soffrire un anno, quello può anche essere, hai dovuto tacere per un anno, hai dovuto sottometterti per un anno, non lo so, però sicuramente adesso tu stai cominciando ad entrare in scena, Toro, però anche a dirigere, per come che il tempo ti ha dato più possibilità anche di imparare qualcosa o di imparare. Adesso sei tu, no, quella che puoi, come già detto prima, puoi dirigere questa orchestra e dire tu come va il ritmo. Mi piace perché, come ho già detto la scorsa settimana, è come che sei uscito da un guscio, sto uscendo come da un lungo sonno invernale, no? E sei un nuovo toro, è da lungo te tanto tempo non ti vedo più così. Come stai cominciando a svilupparti totalmente totalmente in una nuova maniera. Like Toro, grazie mille e ciao. Capricorno, my love, tintatemi per il mio Capricorno. Cosa il Capricorno si può aspettare per questa settimana? 3 di bastoni, 5 di bastoni, il mondo. Che sarebbe toro, 5 di spade. Eh no, non lascia sta. Non te lo non, sì, vabbè, va la torre. Lascia stare. Se delle persone, circostanze, Capricorno, hanno fatto delle minchiate, scusate la mia eleganza, non prenda la difesa. Sono loro adesso a dover difendersi. Come che vuoi, di una situazione, persona che ha fatto una cavolata o sta facendo una cavolata, è come che vuoi difendere. No, sono grandi abbastanza per farlo loro. Non difendere troppo. Sì, ma certo, perché il 3 di bastone è come che che sapevi che stava succedendo o poteva, c'era la tentazione di succedere. Non te lo consiglio, anzi, invece fai 10 passi indietro perché a chi ha fatto qua un danno deve rimediare da se stesso, no? O da se stesso. Cavaliere di coppe, 10 di spade e 4 di bastone. Ho capito che fa male. E come la vedi all'infuori? Non lo so se. No, no. 10 di coppe. Tu vuoi mettere pace, quello è bello dal tuo Capricorno. Questo veramente io amo questo da te. Di te. Però di nuovo non puoi togliere un'energia, qualcosa che sta succedendo a quell'energia, a quella persona, a quella situazione, non puoi togliere pure il dolore, no? Prendendoti tu quel dolore, no? Non va. Se loro hanno fatto questa cavolata, loro devono prendere le sue responsabilità di attraversare questo ostacolo da se stessi. Anche se tu vuoi difendere o vai in difesa per loro o le vuoi proteggere, non è che li togli il dolore.
Puoi sopportare se vuoi, puoi dargli un aiuto, però non puoi prendere tutto tu la responsabilità. Dammi il 3 di bastone, non so di chi si parla. 6 di spade. Può essere un fratello, può essere una sorella, può essere un cugino, può essere un nipote, una figlia. Certo, può essere anche una persona amata tua, una sposa, uno sposo, però, boh, vedi tu. Ecco, come che te l'aspettavi che un giorno usciva questo casino? Però non pensavi può essere così, così tanto casino. Dammi il 5 di bastoni. Vuoi talmente aiutare questa energia che tu vuoi, è come che vuoi che escono grandi o sereni di questa situazione ancora, non è la tua circostanza, non è la tua responsabilità capricorno. Devono farlo loro. Ti stai mangiando l'anima per difenderli, qualcosa ti turba, tipo non può essere, non può essere, devo fare qualcosa, devo fare qualcosa, cioè, ci sarà qualcosa, no, non puoi fare niente, Capricorno, non sei tu, devono farlo da sola, devono gestirla da sole questa situazione, non so che cos'è, però io ti consiglio di non essere, no, morale sì, però non ti prendo tutte le responsabilità. Il mago, la regina di spade. Eh sì, perché sennò il 4 di spade, solo alla fine sei tu la cretina, o il cattivo, o la stronza, o il stronzo che ha aiutato un po' troppo, che si è permesso un po' troppo. Alla fine sei tu. Alla fine, no, alla fine ti punta da te il dito, lascia stare, capisco? Lascia stare. Sai quando per par condicio vogliamo essere giusti e vogliamo, che ne so, per esempio, e ti faccio solo un esempio, capisco? Vuoi per forza difendere un matrimonio o qualcosa che stai vedendo che sta andando storto, dall'infuori, no? Tu sei una terza persona, lo vedi all'infuori e dici, no, voglio mettere ordine in questa coppia, provo a metterci ordine, perché tieni a tutte e due, per esempio, tua cognata, o tua sorella, o viceversa, tuo genero, quello che è, ma hai capito, Capricorno? E alla fine si rimettono insieme e alla fine sei tu che volevi, ti sei permesso un po' troppo di dare consigli, alla fine sei tu la cattiva o il cattivo. No, sai come funzionano queste cose qua, perciò non te lo consiglio. Non te lo consiglio. Dammi un consiglio, non te lo consiglio, dammi un consiglio. 6 di denari, 9 di coppe. È l'imperatrice. L'ho capito, Capricorno, che lo fai solo per bene, o fin di bene, l'ho capito, ma non per tutti. Ragazze di coppe sotto il mazzo, non per tutti. Non per tutti. Vedi tu. Un like, Capricorno, grazie mille e ciao. Vergine, my love, intendetemi per la mia vergine. O per il mio vergine. Per questa settimana. La temperanza, l'imperatore. Il risveglio e la regina di coppe. Ti stai riprendendo il tuo potere, Vergine, ti stai riprendendo quello che può essere che hai tolleravi anche troppo o tentavi a tollerare troppo. Ma come un potere, può essere anche un potere del cuore, anche come che ti riprendi il tuo cuore in mano. Lo riprendi a braccetto, no? Ma lo fai tipo, questo è mio. Vi rivoglio il mio cuore, rivoglio il mio potere. O riprendo il mio potere del controllo, controllo di potere. Dammi la regina di coppe. 6 di spade. Il ragazzo di denari, 8 di spade, il 5 di coppe sotto il mazzo. Come che ti coccoli te stessa o te stesso?
che ti tranquillizzi? Tipo, sai quando a volte cominciamo a pensare troppo, overthinking, pensiamo una cosa troppo in continuazione, com'è che ti calmi te stessa? Tenti a portare a calmarti te stessa, tipo, non ti preoccupare, Vergine, tutto bene, tutto sotto controllo, non ti preoccupare, andrà tutto bene, una cosa così mi viene. Com'è che ti autoproteggi, autococcoli? Non so perché, vediamo, dammi la temperanza. 6 di bastoni, cavaliere di bastoni, 8 di bastoni e 4 di bastoni. Eri tanto tollerante nel passato, un po' troppo tollerante, Vergine. Ti facevi dire tutto? Ti potevano farti di cotte e di crude e tu ancora portavi, tendevi a dare pazienza, portavi pazienza. Dammi l'imperatore, 10 di spade, la regina di spade e 4 di bastoni. Sì, perché anche se qualcosa non dovrebbe andare per quello come dovrebbe, per esempio, tendi a recuperare il tuo controllo. Di nuovo, come autoprotezione, ti autoproteggi. Ti coccoli, e però è come che può essere che anche ti dici: non sarò la più perfetta, però so a cosa posso dare. È strano da spiegare. Dammi il risveglio: 7 di coppe, 9 di spade e l'8 di coppe. Chi vuole stare con me sta con me, e chi non vuole se ne va a quel paese. Non sei più pronta o pronto per metterti i piedi sulla testa, no? Non sei più pronto, basta. Hai imparato di qualcosa che non era facile da imparare, perché volevi tu. Nel passato è come che davi tu questo potere via, no? Tendevi a dare questo potere via, tipo ok, fai quello che vuoi del mio potere, troppo tollerante. Però adesso non stai, stai veramente chiudendo stai facendo un cut, e ancora, a chi vuole stare con me sta con me, a chi non vuole stare con me non mi interessa più niente, anche se fa male, certo che fa male, però sei onesta, onesto con quello a chi ti segue, no? Dammi un consiglio per la mia vergine. Ragazzo di coppe, 10 denari e gli amanti. Che non sei solo tu, il matto sotto il mazzo. Non sei solo tu a dirigere. O non sono solo gli altri a dirigere. Però almeno ti puoi seriamente dirigere la tua vita così. Che non è poco, vergine. Che se veramente qualcuno ti ama, ti segue in capo al mondo, ma non vuol dire che devi essere tollerante a tutti i costi, e sempre, specialmente sempre. Un like, ci vediamo presto, Vergine. Ciao. Cancro, my love, indatemi per il mio cancro. Cosa cancro si può aspettare per questa settimana? 9 di coppe, 9 di spade, 3 di denari, generale 2 di spade. Hai presente quando tante volte, non so, beh, non so se hai presente, però tante volte quando abbiamo attacchi di ansia, attacchi di preoccupazione, e tante volte non sappiamo di cosa, perché abbiamo questi attacchi, no? Perché abbiamo questi attacchi di ansia e preoccupazione, in tutto un tratto ci sentiamo tipo come che perdiamo l'autocontrollo, però io lo vedo più sul subconscio. Dammi il 2 di spade e capirai perché ti sta succedendo. L'imperatrice, il mago, 4 di spade. Quando sai, la regina di denari, quando sai che qualcosa sta per accadere? E com'è che percepisci anche altre energie di cancro? Fai attenzione a non essere troppo spugna. È difficile, però puoi imparare, puoi praticarlo. Puoi mettere l'azione di non essere una spugna, no? A cosa percepisci delle altre energie.
E talvolta non capiamo perché in tutto un tratto ci sentiamo che abbiamo queste ansie, queste paure, ci sentiamo distratti, perché percepiamo delle energie dell'infuori, di noi. Dammi 9 di coppe, 10 di bastoni, 3 di bastoni, 5 di coppe. Lo sentivi anche prima, il solo che prima non ci facevi tanto attenzione. Non ci faceva attenzione. Ti sentivo tipo, sì, vabbè, può essere che ciò è entrata zia Rosa. Non lo so, sì, può essere che sono triste per quella circostanza. No, invece già nel passato percepivi delle energie che ti entravano e non sapevi dove potevi metterle. Non lo capivi nel passato. O era normale che ti sentivi così, in una certa maniera. Dammi 9 di spade. 9 di spade di nuovo, 8 di coppe, 4 di denari. E io credo invece tu lo sai, solo che non lo vuoi vedere. È un talento, devi saperlo maneggiarlo, cancro. Direi un po' una buona streghetta, il cavaliere di coppe sotto il mazzo. O streghetta o streghetto. Quando abbiamo questi talenti, questi doni, cancro, e ci fanno paura, non vogliamo vederlo. Invece se hai un dono, dovresti invece veramente cominciare a capire che sei fortunato, fortunato di averlo. Devi solo sapere come interagire, come acchiapparla questo dono, no? Non credo che ne parli con tanti, perché è come che se parleresti con altre energie, con altre persone, è come che la gente penserebbe, ma Cancro è pazza, o pazzo, ma che pensa di essere, no? Nostradamus è un esempio, mi viene un po' così. Io non credo che ne parli con nessuno in questo momento, o non ne puoi neanche più parlare. Non devi neanche saperlo nessuno, basta che lo sai tu, cancro. Puoi praticare, puoi imparare a come maneggiare queste energie. Però sicuramente non ti consiglio avere spugna o di, non guard o di guardare via. Guardala. Vedi cosa percepisci, cosa senti quando sei in certe circostanze, con certe persone, situazioni. Comincia invece a notarlo e come ti senti e proteggi le tue energie. La regina di spade, due di bastoni e il re di bastoni. Qualche tempo fa una persona che ti conosce bene te l'aveva detto. L'eremita sotto il mazzo. Non lo so, qualcuno già te l'ha detto, tipo cancro, non lo so, per esempio cancro, ma che sei? Nostradamus? Ma che sei, streghetta o streghetto? È come che non l'avete presa, può essere anche un po' a ridere in quel momento, però invece era seria, è già là. È un dono, cancro. Questa settimana è come che scoprirai qualcosa anche di... Oh. Può essere anche cancro, è come che ti entrano delle informazioni tra sogni o quando mediti, fai meditazione, fai yoga, pilates, non lo so. È come che ti cominciano a mettere un po' di ansia, perché è come che ti entrano nuove energie o ti entrano nuove informazioni. Non andare in panico, guardala per quello che è. Non ti preoccupare, anzi, ritieniti fortunata, è bella. Può essere che cominci a essere anche tanto molto più spirituale. Dammi un consiglio per il mio cancro. L'eremita di nuovo, il mago è matto. Ha un dono, ragazzo di bastoni. È pratica, ci vuole pratica, ci vuole tempo, non aver paura. Cancro, non ti preoccupare, non aver mai paura di questi doni, anzi. Acciappala per quello che è, puoi non te ne approfittare però di questi doni, farne una proprietà, no? Tua, una cosa tua, personale, perché credo che può aiutare tanta gente così. Non so se sei anche tu un'astrologa o se una che anche mette tartaloga, taratolaga, non so se si dice così, vabbè, avete capito quello che faccio io. O cominci anche a metterti tu le carte, non lo so, cominci a farle anche per gli altri, ma anche se non metti carte, lo fai tu per il tuo istinto, no? Ma vedi tu.
mi fa piacere sentire, fartelo, fammi sapere, fammi sapere. Un like, Cancro, grazie mille di essere stata, ho stato qua, ancora saluta. Pesci, Malofty, datemi per i miei pesci, cosa pesci si può aspettare per questa settimana? Cavaliere di spade, il Papa, 8 di coppe, 2 di spade. Ci pensi, non ci pensi, però cosa pensi non lo so. Sei un po' tra... Potrei, ma non saprei. Lo vedo, ma non lo vedo. Lo capisco, ma non capisco. È strana, 8 di bastoni. Non so se in fronte a te fai finta di non vederla o fai difficoltà a vederla, pesci. Però sei come tentata ad andartene o proseguire. Tipo, ok, ho guardato, mi sono fermata, ho fermato, adesso proseguo. Una cosa così. Dammi il 2 di spade. Asso di coppe, 7 di denari e la luna. Vuoi vederci chiaro? Prima che fai un com'è che vuoi vedere tutti i punti di vista. Vedendo tutti i punti di vista è come che avresti più o hai più possibilità di vederla per quello che è. Può essere un matrimonio, può essere una convivenza, può essere qualcosa o una casa, può essere anche solo banalmente una casa, tipo, che ne so, vedi sta casa e ti piace, ti innamori, però c'è qualcosa che non ti quadra, o è come che sei un po' incerto o incerta. Vedi questa casa, per esempio, una casa dei tuoi sogni, però, per esempio, il vicinato è strano o è strano. È come che dovresti dare un po' più tempo prima che metteresti una firma, prima che interagisci. C'è qualcosa con la luna che è nascosto non la vedi, hai ragione, pesce. C'è qualcosa che è un po' un intruso, come ho fatto il mio podcast, no? C'è come un intruso, fai attenzione. Non, sembra quasi troppo perfetta, pesci. C'è una cosa quasi troppo perfetta, fai attenzione. Dai un po' più tempo. Prima di fermare, prima di dire di sì, prima di promettere, prima di fare qualcosa. Dai tempo, non dare subito e dire subito sì, perché c'è qualcosa come che qualcosa non vedi. Non puoi vederla ancora, o non ti viene dato di vederla, ti viene nascosto? Re di coppe, 5 di spade, 2 di spade, il matto sotto il mazzo. 2 di spade lo prendo qua. Voglio mettere tutte prima che dico qualcosa. Dammi il Papa, 5 di denari, asso di spade, 5 di bastoni, 8 di coppe. Di coppe, la forza, 9 di bastoni e il ragazzo di spade. Nel passato, pesci, è successa la stessa cosa. 4 di bastoni di nuovo sotto il mazzo. Ma cosa è che è successo? È come che sta ritornando. È come che... è difficile questa spiegarla, pesci. È come che ti vogliono svendere qualcosa o ti vogliono prendere un po' per i fondelli. Fa attenzione. Nel passato ti ha fatto arrabbiare. Tipo, ma come ci ho fatto a cascare, no? Cascarci, come ho fatto a non vederla? Troppo buonismo, pesci, troppo di cuore. Il re di coppe sei tu. Quando ci metti il cuore, quando qualcosa è come che ti dispiace, ti fa tristezza o come che ti senti vulnerabile, qualcuno è come che se ne approfitta, pesci. È una trappola. E già l'hai vissuto nel passato, perciò sai com'è. È come che ti ritrovi una volta in questa circostanza, fai attenzione, perché qualcuno sa il tuo punto debole.
Non so chi è Pesci, non so chi è, qualcuno sa il tuo punto debole. O qualcosa attente a sapere il tuo punto debole. Rifletti, Pesci, non dare subito una risposta, se posso darti un consiglio. Perché te la stanno vendendo così chiara, tipo Pesci è qua, tipo guarda che bella, no? Però c'è dietro qualcosa che mi stanno nascondendo, ti stanno nascondendo, Pesci, che non andrebbe nel tuo favore. Fai attenzione. Nel futuro, adesso che lo sai, che puoi fare attenzione, falla. Se non fai attenzione, Pesci, te ne pentirai. Te l'ho detto, te ne pentirai. Tipo, ci sono ricascato, ho ricascato. Perché ho interagito subito, no? La prossima volta, perché il tuo istinto te lo sta dicendo, fai attenzione, c'è qualcosa che puzza, no? Dove è l'intruso? C'è una cosa di intruso, c'è qualcosa che non va, ti puzza. Lasciati tempo, prenditi tempo, Pesci. Dammi un consiglio. Il matto, 6 di bastoni e l'asso di denari. Non pensa, 7 di coppe, non pensare che stai perdendo qualcosa, anzi. Se qualcosa e qualcuno ti vuol dar tempo, vuol dire sì, allora è trasparente. Ma se qualcuno ti tenta a dare sempre tutto veloce, dai, facciamo subito, devi subito mettere però la firma, devi subito interagire, devi subito. No, allora c'è qualcosa, c'è l'intruso. Vuol dire che qualcuno ci ha sotto sotto messo qualcosa, no? È giusto entrare e sapere quello che vuoi, per carità, ma se non la guardi per quello che è, ti rincoglionisci o se no vai in tilt. O sarei confusa o confuso di queste circostanze che hai fatto, no? Perciò fallo quando sei sicuramente, non al 100, al 150%, che tutto va liscio come l'olio. Pesci, un like, grazie mille e ciao. Scorpione, my love team, datemi per il mio scorpione. Cosa scorpione si può aspettare per questa settimana? Quattro di denari. 9 di spade, 2 di bastoni, l'imperatore. La ruota della fortuna è quando tutto cambia, è tutto cambia all'improvviso, da così a così. Questa settimana c'è qualcosa di importante, Scorpione, da interagire, da prendersi una decisione. Dovresti prenderti una decisione? Eh sì, devi farlo questa settimana, non so che cos'è. Com'è che ti mette un po' sotto pressione? O tu dici a qualcuno, adesso devi metterti, adesso devi darti, devi prendere una decisione. Qualcosa qua deve. Com'è che in tutto un tratto sta succedendo e com'è che sei chiesta o a prendere una decisione o tu dici a qualcuno prendi una decisione. Vediamo, dammi l'imperatore per il generale. 7 bastoni sotto il mazzo, 5 di denari, il carro e il ragazzo di coppe. Questo è strano. Qualcosa che tu pensavi può essere che non si aggiustava mai, è come che si stanno ricredendo, Scorpione, come che qualcosa si sta ricredendo. Non so se è amore. Certo, può essere amore tanto e tutto, però non deve essere romantica, Scorpione. Può essere anche un fratello, una sorella, un cugino, non lo so, una figlia, un figlio, non lo so chi è. È come che di un leone stanno cambiando un gattino. Non pensavi mai che questa energia potesse andare a finire in questa maniera.
com'è che ti riportano in superficie dicendo ok, va bene, non sono più il leone, sono il gattino, o mi riporta a essere un gattino, aiutami. Come qualcuno sta chiedendo il tuo supporto, Scorpione? Aiutami, mi serve il tuo aiuto per questa circostanza. Mi aiuti? Mi supporti? Non pensavi mai che questa energia un giorno potesse chiederti d'aiuto. 4 di denari. Cavaliere di spade. Cavaliere di spade, la morte e la regina di coppe. Il ragazzo di bastone sotto il mazzo. Com'è che questa energia può essere che ti giudicava talmente tanto, Scorpione, nel passato, che come adesso sono loro in questa posizione? Si dice quando si dice no, come si dice no, non sputare mai in cielo che in faccia ti ritornano? Com'è che un'energia ti giudicava per una cosa che poi sei sbagliato, qualcosa della tua vita ti giudicava così talmente che si ritrovano loro adesso in queste circostanze? Perché tu hai una specie di esperienza, o perché già ci sei passato o passato? È come che adesso ti chiedono un supporto tuo, perché già ci sei passata. Azz. Ok, dammi 9 di spade. Ma non so chi è. 7 di spade. Il matto, il 5 di bastone. E sai pure darci bene, benissimi consigli, perché ci sei passata. Ho passato. 2 di spade sotto il mazzo. Ma non pensavi mai, proprio in questa persona, non pensavi mai, Scorpione, che un giorno potresti dare a questa energia un consiglio. Sì, è come che si sono intrappolati un po' loro stessi, però di nuovo. Questa energia ti entra tipo, però non giudicarmi, o non è il momento giusto di giudicare, però è bello che non lo fai, quello che è bello, non è che giudichi, questa energia ti giudicava nel passato, però tu non giudichi loro, perché sai come sarebbe se ti giudicherebbero. Dammi 2 di bastoni, 9 di coppe, 9 di coppe, regina di spade e 2 di bastoni, 9 di bastoni sotto il mazzo. Ci sono situazioni in questa circostanza che ci vuole molto razionalità. È difficile a dire uno scorpione, però perché di nuovo ti ho detto che hai esperienza su questo campo, c'è qualcosa di esperienza che deve essere molto razionale. E tenta a portare razionalità. Però tipo sei dentro o sei fuori, non si può più giocare. Tipo, tu mi dai come dai un consiglio a qualcuno, o sei dentro o sei fuori, o dovresti comportarti in questa maniera. E lo fanno anche, può essere anche che accetteranno questo consiglio tuo. Dammi un consiglio, è strano questa lettura, non so dove. Beh, la vedo, però non so se sei tu che lo dà o qualcuno ti viene dato, non lo so. Dammi un consiglio. 4 di denari, la stella e 10 di denari. È bello questo perché non vuoi niente di ricambio, perché ti è importante per già del suo. L'imperatore lo prendo qua, perché lo sai fare. Le cose che sai fare, vacci fiera o fiero, Scorpione, vai fiera. Le cose che già hai di esperienza di vita, vacci fiera, non ti preoccupare, non pensare che sì, ma chissà che pensano, che sarebbe, può essere un arrogante o qualcosa, no, per niente, ti stanno chiedendo il tuo supporto, perciò puoi darlo e vai fiera, no? Vacci fiera, per quello che già sai. E io credo specialmente questa energia ti arriva o ti chiede un supporto perché sanno che tu non giudichi, per niente, anzi. È proprio quello che cercano, di non avere il giudizio negativo o positivo, ma andare sul naturale, no? That's it, Scorpione. A chi è ancora in linea, grazie mille. Buona domenica a tutti, ragazzi. Ci vediamo la prossima settimana con
come già detto, la metà di giugno, la lettura da metà giugno. Per chi non lo sa, un altro canale si chiama The Beauty Master of Scorpio. Questo è tutto dedicato a Scorpione, per chi non lo sa, se ti vuoi aggiungere anche là, sono più che onorata di farlo. Detto ciò, ragazzi, buona serata, buon inizio di settimana. Adesso domani, lunedì, e vi voglio tanto bene, ragazzi. Un like anche voi, per favore, non vi dimenticate questi like. Una mano lava l'altra, e tutte e due si lavano la faccia. Questo è il mio motto. Un caro saluto dalla vostra Luana. E...